Allora, noi siamo stati catturati dal ragnone. Vediamo adesso come fare. Che cos'è quello? Un altro tomte. Dove sono? Sei nel regno di cristallo dei tomte. Ma se intendi i guai in cui ti sei cacciata, ragno. E ora sei sua, come tutti noi tomte di caverna. Aspettate, un pugnale lo userò per liberarci. Te l'ha rubato la vedova. Non può essere questa la fine, io mi sono impegnata tanto. Ho affrontato tutte le mie paure, ho aiutato la foresta. Lars! Lars! E mio fratellino, l'ho perso, come tutti gli altri. In realtà no, mia madre mi chiamava con quel nome. E io ho cominciato a chiamare lui allo stesso modo, quando la perdemmo. Una famiglia di umani che ammira i Tomte, un tesoro più raro dei diamanti di questa grotta. Devi salvarlo, sorella del Tomte. Accapparò. Zitti, bocconcini! E allora? Questo è il regno di cristallo dei Tomte. Un tempo rifletteva la luce del sole ed era bellissimo. Taci o parlerai dalle profondità della mia bocca. Libera la luce! Una piccola magia. Bruciato la corda. Ho capito. Il bozzo ha attutito la caduta. Non hai modo di fuggire, umana. Accendiamo la luce. Ah, ci ha tolto tutto, Gabber. Perfetto. Uno degli specchi. Credi di giocarmi qualche scherzo, dovrei giocare quando te l'avrò presa. Allora. Allora, vediamo se lo mettiamo qua, che succede? Mi permette di andare sopra. C'è lo specchio. Questo non riflette, vero? Guaricino, eh no, l'ho messa male questo.
Ah, riflette in maniera diversa, ok. Sono due specchi diversi. Va. Eh no, così va in giù. Beh, ho capito. Devo mettere. Una botola da aprire? Una botola da aprire. Come faccio però? Dovrei farlo più luminoso. Ok. Deve far riflettere anche questa luce. Perfetto. Andiamo adesso, possiamo aprire le due botole. Perfetto. Allora, adesso. Dobbiamo andare a togliere quello là. E questo deve andare sopra. Un po' macchinoso perché devi fare pezzi pezzi. Cacchi. E adesso che dici? Devo fare la stessa cosa con quello. Allora, qua abbiamo qualcosa, sì. Ecco qua. Adesso possiamo liberare? Perfetto, è l'unico che ci avevamo. È chiusa. È chiusa. Posso saltare. E come faccio? Ad aprire. Tolgo lo specchio, va sopra? Eh no.
se io tolgo. Credo che devo smistare prima questo. Vediamo di attivare quello. Però per andare lì devo scendere fino a giù e risalire dall'altro lato. Vabbè. Risaliamo di qui. Perfetto. E mettiamo lo specchio qui. Adesso si dovrebbe alzare ancora di più. Perfetto, così possiamo aprire quell'altra botola. E poi rifare tutto il percorso per... Ah no! Devo rifare tutto il percorso per portarlo su. Via, fino a sopra. Andiamo prima a sinistra. No, da sopra, scusa, ho sbagliato. Sbagliato. Ok, adesso ci siamo. E apriamo questa. Ah, ok, non me lo fa, va bene. Quindi adesso andiamo a fare quello che ho detto prima. Perfetto, allora cominciamo a togliere questo. E ce lo metto. Allora, prima aspetta, prima andiamo a prendere quell'altro. Prendiamoci questo. Allora, riflettiamo la luce in su. Questo, e adesso dobbiamo risalire fino a sinistra, il piccolo tomte. E qua riflettiamo la luce. Ho capito, prendi, metti qua. Ciao! Devo andare a prendere la spada. La spada non me la fa prendere, mi sa ancora. Eh no. Non me la fa prendere ancora. Andiamo a vedere a destra che sta.
Ah, devo riflettere la luce qua. Allora. Andiamo giù. Qui a destra devo andare. Perfetto. E prendiamo questo. E lo andiamo a portare sopra. Ancora più su, destra. E ci mettiamo lo specchio qui. Adesso dovrei riuscire a prendere la spada. Yes. Perfetto, ho preso la spada. Andiamo a liberare il Tomte. Togliamo la corda. Ah, ho recuperato tutto, non solo la spada. Stai dazza. Eccolo, questo è il capo. Ciao ragnone, te ne vai! Perfetto, ci siamo riusciti. Vai! Cos'è? E là! Il mio popolo ti sarà per sempre debitore! Come possiamo ripagare la tua forza e la tua gentilezza? Sali su questa pietra. Aspetta, voglio liberare questo. Andò. Ehi. Ah, sopra mi fa andare? Attenzione! Attenzione, passaggio segreto! Tagliuzza qua! Oh. Oh. Carino.
non c'è altro. Pensavo che mi dava qualcosa, non mi esce. Ma ha dato niente, a che è servito il tango? Non posso tornare giù, niente. Usciamo. Pronte. Beh, non c'è niente, saliamo sulla roccia. Ora lo facciamo volare. Perfetto, siamo fuggiti anche dalle grinfie di quel ragnone. Ah, siamo usciti da dove stava l'osso. Perfetto. Oh cazzo. Dobbiamo risuonare il corno. Oh. Si è sbagliato, è bagnato. Ma qualcosa sulla guancia. Sveglio, sto ancora dormendo. Vieni fuori. Desta Orsi. Sei un'offerta per Jotunbjorn, il potente dei guardiani? No, sono Tove, la potente delle ragazze. Mi serve il tuo aiuto. I guardiani non rispondono ai capricci degli umani. Abbiamo imparato questa lezione. Proteggiamo il regno, non inferiamo sulle questioni dei mortali. Non disturbarmi più, ci riescono già benissimo i miei sogni. Che cosa proteggi durante il sonno? Oh, Eosi! Mio fratello è stato rapito da un mostro attraverso un portale. Il portale si è aperto? Impossibile. A meno che lei non sia diventata più potente. E quell'abominio... Oh, sono solo i miei sogni tormentati. La cosa che hai sulla faccia potrebbe essere il parassita nattamare. Allora lascia che ci pensi io, lascia che ti aiuti. D'accordo, Tove, guarda. È proprio come immaginavo. Avevo capito che era quella qualcosa da prendere. Oh, che succede? Siamo nella sua mente. Come l'avevo lasciato, mi manca casa. Pianoforte. Mamma. Mamma.
per spostare di una tabella. Sono piccola. Mamma. Cos'è questo? Filo antipolvo. L'udino di Shelley. Abbiamo visto la tomba. Che ce devo far qua? Devo mettere l'acqua. Forse sono comunicanti. Piccolino. Campanella vento. Aspetta. Oppo. Caffè? Formaggio? Papà. Mm-hmm.
per far suonare 12:45. È caduto qualcosa. L'ho spartito. Basta girare, basta girare. E si trova qualcosa. All'inizio. Mamma. E allora devo fare qualcosa qui. Nascondere le cose. Ah! La coppa, dai. E arriva lo spartito. Il caffè non ho capito a che serve, comunque. Andiamo avanti. Ha fatto cadere la coppa. Ok. Ecco lo spartito. Ah, mannaggia, non avevo mai pensato alla cucina, perché non era selezionabile. Via. Ah, adesso è completa. Buona, dai. Era piccola come Lars. La mamma. Siamo tornati. Resta ancora lì, però sì. Ah no, l'ha tolto.
causa del caos che si annida nel tuo cuore. Tragedia. Quale decisione? Di allontanare gli umani. Ho visto. Non cambia nulla, non potrei farlo, non è il mio regno. È Utangard, il regno del caos. La lupa e il cervo. Vabbè. Un parassita. Quindi c'è dove andarci. C'è altro che... Non c'è altro, possiamo tornare. Ho fatto tornare in automatico, quindi abbiamo concluso. Lush. Va bene. Di qua. Ah, si è aperto. Allora, adesso che abbiamo il flauto magico. Mm.